appena terminata Roma-Sassuolo 4-2, risultato finale, risultato totalmente bugiardo. Nel video vi spiegherò perché. Ciao a tutti amici degli Avariati, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche con la campanella. Risultato finale bugiardo perché la Roma, oltre ai 4 gol del primo tempo, con Cristante sul calcio d'angolo, con Edin Dzeko, con Mkhitaryan che ha fulminato con un bel tiro Consigli e con il 4-0 in contropiede di Kluivert, oltre a questo gran primo tempo fatto di velocità, di qualità, di belli schemi offensivi, si vede la prima mano di Fonseca. C'è da dire che nel secondo tempo poi ha colpito altri 3 pali dopo i 2 nel derby, con Dzeko, con Pellegrini, un altro con Mancini. Insomma, la Roma meritava più, ha avuto altre 3-4 occasioni clamorose. La Roma poteva fare benissimo una decina di gol oggi. Sassuolo è sceso in campo veramente troppo morbido, la Roma ne ha approfittato. C'è da dire che il Sassuolo ha avuto sull'1-0 una grande occasione per pareggiare, un tiro deviato di De Frelle è andato proprio sul palo, e nel secondo tempo ha avuto comunque il merito di provarci, di crederci. Gran gol di Berardi su punizione per il 4-1, gol sempre di Berardi con un bel sinistro per il 4-2, ha avuto proprio nel finale l'occasione per il 4-3, ma la Roma poteva fare in qualsiasi momento il quinto, il sesto, il settimo gol. Grande prova degli uomini di Fonseca che si rilanciano in campionato, superano la Lazio, incredibilmente visti i valori iniziali, insomma, di queste prime partite, si porta ad 1 punto dal Napoli, si porta a soli 2 punti dalla Juventus, quindi si rilancia subito, anche se siamo alle prime battute del campionato, si rilancia subito nella zona che conta della classifica, dove dovrebbe meritare di stare. È stata una bella partita, abbiamo visto tanti gol, ci siamo divertiti, grandissima prova della Roma che, ripeto, nel primo tempo ha dato veramente una bella dimostrazione di gioco offensivo e anche di solidità difensiva, perché dietro, praticamente tranne quel tiro deviato di De Frel finito sul palo, non ha praticamente mai rischiato. Gli altri pericoli sono arrivati poi a metà secondo tempo con la partita già in ghiaccio. Certo, la Roma non deve distrarsi mai, perché nel calcio non si sa mai, le partite possono sempre riprendersi in qualsiasi momento. Ci sono ancora altri cori di festeggiamento qui all'Olimpico. Dagli Avariati è tutto, un grande saluto, ci sentiamo prestissimo con tantissimi nuovi video sulla Serie A e sulle coppe europee che iniziano proprio in questa settimana che entra. Ciao a tutti amici e un caro saluto.